Un saluto amici di Simonello e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlare della classifica marcatori Serie A. Allora, partiamo subito. Oggi farò la top 5 perché la top 10 è un po' difficile da fare. Allora, al quinto posto troviamo Dusan Vlahovic con, secondo me, 16 gol perché l'anno scorso non ha fatto tanto bene, però potrebbe far bene se rimane alla Juve. Quarto posto a sorpresa per Marco Retegui, che per me ne segnerà 17. Non può essere tantissimo realistico, ma secondo me così voglio spizzicare, cioè voglio fare questa decisione un po' sorpresa per Marco Retegui, italo argentino. Terzo posto per Lautaro Martinez con 21 gol. Secondo posto per il signor Victor Osimhen, che l'anno scorso è stato il capocannoniere della Serie A con anche il Napoli con il suo terzo scudetto, meritatissimo il terzo scudetto del Napoli, anche se noi siamo l'unici, quello che abbiamo battuto con più gol di scarto, il Napoli campione d'Italia. Ma tutti diranno, non c'era Osimhen. Vabbè, cosa vuol dire? Il calcio è fatto così. Vabbè, comunque Osimhen che si piazzerà con 25 gol. E il primo posto, un po' per cuore perché sono milanista, un po' perché il mio secondo giocatore preferito è il giocatore preferito del Milan dopo Haaland, un po' anche perché lui punta a far quell'obiettivo, con 26 gol, Rafa Leao. Secondo me il nostro Rafa Leao potrebbe far bene perché il suo obiettivo è far 25 gol questa stagione e secondo me ne potrebbe fare anche uno in più e strappare la classifica marcatori a Victor Osimhen, nonostante lui è un'ala sinistra. Poi, allora, le conclusioni. Al posto di Retegui ci potrebbe essere anche Kvara io lo metto sesto, però Kvara potrebbe essere anche quarto. Ditemi cosa ne pensate nei commenti o anche nella community, andate a fare un salto nella community. Vi rimando al video di ieri, allo shorts di stamattina, vi ricordo di mettere un pollice su, 0 pollici in giù, fate un monte di visualizzazioni e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!